Miserere Remedeus! Ventimiglia, nella prima parte del 1300, attraversa un periodo particolarmente critico, conquistata, sottomessa da Genova nel 1222 e altresì teatro di aspre lotte tra le fazioni dei Guelfi e quella dei Ghibellini. Nel 1323 è colpita dalla siccità. Le coltivazioni e i conseguenti raccolti vanno perduti a causa dell'azione di un sole implacabile e della mancanza di rifornimento idrico. Anni dopo avviene il contrario. Sul territorio di Ventimiglia, infatti, imperversano piogge flagellanti in grado di portare al fine ad una terribile alluvione che distrugge tutti i campi, specie quelle in prossimità del fiume Roia, che straripando distrugge anche il ponte di legno che ne collega le sponde. Un'altra calamità simile a quella che devastò l'Egitto si verifica altresì sul territorio ventimigliolese, sulle città e le campagne, infatti, di Ventimiglia, nuvoloni granti pieni di polvere, i venti africani imperversano, portando con sé, con le loro correnti, una infinità di locuste, cavallette, in grado di divorare e distruggere tutti i raccolti. Per sfuggire ad un simile assalto e scongiurare l'invasione delle locuste, le autorità e il clero organizzano una processione, una rogazione. Tutto il popolo, inerme ed attonito, partecipa per chiedere la protezione dell'Onnipotente. Anche il vescovo Ugo Raimondo, che diverrà in seguito confessore di Papa Giovanni XXII ad Avignone, i benedettini cistercensi del monastero di San Michele, l'abate Dominus Jacques Mestre, Ferò, passeggiano, arrivano, percorrono la città sino alle Cassine, località fuori le mura ove sorge la chiesuola di San Lazzaro con il suo ospizio. Catei, furbo pescaglia mura, asciui, asciui per l'umolo pescaglia mura, catei, barattavo qui una tunetta, no, per l'umolo, asciui.
fame. Siamo in piazza Rocchetta, poco prima del transito della processione. Ciò che è sotto i vostri occhi è la capacità, attenzione, la capacità di reagire da parte del popolo ventimigliese. Attenzione, i corsi e i ricorsi fanno storia, anche adesso dobbiamo appellarci a quella capacità. Dobbiamo avere tutti la forza di rimetterci in piedi. Cosa fa il popolo ventimigliese? Sfrutta tutto quel poco, quel tanto che ha. E quindi potete vedere un banco di pesce, un pescato non certo ricco ma comunque nutriente, un altro banco dove ci sono dei frutti della terra, frutta e verdura sottratte alle cavallette, e ancora del formaggio di capra, e ancora delle noci, e ancora si può vedere l'attività di un armaiolo che nonostante tutto esprime tutta la sua arte nell'affilatura e nella forgiatura di armi e di utensili per l'agricoltura. Il popolo ventimigliese, insomma, mette per reagire tutto il suo cuore per poter in qualche modo, con l'aiuto divino, contrastare il cattivo momento. Dignieris te rogamus amici.
facet nobis dones, te rogamus auti nos. Fili Dei, te rogamus auti nos. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Miserere, miserere mei Deus, le mie preghiere sono state esaudite. Signore, vi ringrazio. Signore, vi ringrazio. Eccellenza, le mie preghiere sono state esaudite. Voi siete qua. Io prego, prego da tanto. Là giace il mio povero figlio, morente, e sto pregando Dio che gli salvi la vita. O se no, lo accolga in cielo con lui, come ha già fatto il passato anno col mio povero marito, annegato nella piena del Roia, piena che tutti i campi ha distrutto. Io mi unirò a voi, più uomini e donne, mi unirò nella preghiera e vi accompagnerò, e che Dio abbia pietà di tutti noi. Miserere mei Deus, secundum magna misericordiam tuam, et secundum multitudine miserationum tuam, benignitate mea. Pochi giorni, Dio onnipotente accoglie le preghiere di tutti i ventimigliesi e le locuste scompaiono così come erano apparse, e tutto va benissimo, e tutto il popolo ventimigliese è contento, anche i bambini saltano di gioia, felici. È un bellissimo periodo di buonissimi raccolti, arriva. E anche le diverse fazioni politiche vivranno un periodo di pace. Grazie a tutti, grazie da parte di tutto questo sestiere, grazie a quest'uomo dolcissimo. Grazie al regista e grazie a tutti i miei compagni di lavoro che hanno fatto questo per farvi conoscere qualcosa che appartiene non solo a Ventimiglia, ma appartiene a tutti quanti noi. E più i bambini sono felici, più applaudono, più da parte nostra, da parte di quella bellissima attrice che è anche Barbara Bonavia, vi diciamo... Ragazzi, cosa diciamo? Grazie! Grazie! Grazie, grazie, grazie.